Allora, lo yoga è un'esperienza profonda nella vita di un essere umano e lo scopo per il quale si fa yoga inizialmente è uno scopo basato fondamentalmente su una ricerca, che è quella di calmare la mente. Calmare la mente significa evitare la dispersione mentale. La dispersione mentale è il male della nostra società. Nell'educazione in genere, nella nostra società, ci insegnano ad attivare la mente, a sviluppare il ragionamento, la memoria, il ricordo, l'interazione con i processi sensoriali e così via. Il problema è che imparare solo a creare un'attività mentale non ci insegna invece il lavoro inverso, cioè come arrivare a calmare la nostra mente. Quindi l'elemento focale più importante è creare le condizioni affinché la mente possa calmarsi, possa evitare la dispersione mentale. E sapete cosa succede quando la dispersione mentale viene ridotta? Si verifica l'attenzione, quindi l'attenzione è solo il risultato della riduzione dell'attività mentale. Il più delle volte chi cerca di sviluppare un'attenzione deve far forza sulla volontà, cercare di combattere, di contrastare la dispersione mentale, quindi all'interno c'è una lotta interna fra noi che con la volontà vogliamo costruire un'attenzione e la dispersione mentale che cerca di invece portarci fuori. Questo problema è un problema semplicemente perché abbiamo impostato male l'idea di sviluppare la concentrazione. La concentrazione va sviluppata solo quando si comprende come fare per ridurre la dispersione mentale. Allora, ci sono diverse possibilità da fare. Indubbiamente l'azione sul corpo è un'azione efficace per ridurre la dispersione mentale. E allora, l'azione sul corpo può essere un'azione attiva, cioè si possono fare dei movimenti attivi che ci permettono di svolgere un'attenzione sul corpo, e l'attenzione sul corpo è l'attenzione più semplice da sviluppare. Poi si potrebbe aumentare la difficoltà. Chi acquista una migliore capacità di attenzione, allora gli si può offrire una possibilità di sviluppare un'azione sul corpo, quindi un movimento abbinato al respiro. In altre parole, si inspira, si alzano le braccia e si espira e si abbassano le braccia. Questo sviluppa una capacità di attenzione rivolta ad un coordinamento fra il movimento del corpo e il movimento del respiro. Poi si può andare verso un lavoro un po' più difficile, che è quello di sviluppare un'attenzione in posizioni statiche. Allora si possono fare posizioni statiche di breve durata e posizioni statiche di durata più estesa, più ampia, in modo tale da costruire un lavoro interiore di attenzione continua sul processo fisico.